Buon pomeriggio, bentrovati all'appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura andiamo a vedere il servizio principale che riguarda il MIRO, altrimenti detto Megalo 2. WWF, Confcommercio, Confesercenti e CNA hanno tenuto una conferenza stampa congiunta per illustrare le loro richieste e le iniziative a tutela dei cittadini in relazione alle ultime vicende collegate a questa nuova costruzione nella parte dello scalo di Chieti, a cominciare dalla sentenza del TAR Abruzzo, vicende che hanno riguardato il progetto di ulteriori costruzioni nei pressi del Megalò. Le associazioni chiedono che le costruzioni abusive vengano abbattute. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. L'annullamento stabilito dal TAR di Pescara con sentenza 69-2019 pubblicata il 7 marzo scorso della conferenza di servizi del comune di Cepagatti, sulla cui base erano stati avviati, secondo le associazioni, senza alcun titolo legittimo i lavori per la costruzione del cosiddetto MIRO, comporta una sola inevitabile conseguenza: quello che è stato realizzato senza autorizzazione va ora abbattuto. Lo hanno chiesto questa mattina a gran voce in una conferenza stampa congiunta i rappresentanti di WWF, Confcommercio, Confesercenti e CNA. Noi non le abbiamo giudicate noi, ma le ha valutate il TAR ritenendo che quella conferenza dei servizi proposta e promossa dal Comune di Cepagatti non è valida e quindi tutto quello che ne è conseguito, e cioè la voltura e la proroga di validità dei permessi originariamente rilasciati, sono venuti meno e pertanto quelle opere sono abusive e quindi debbono conseguentemente essere demolite. A ciò dovranno provvedere le autorità di vigilanza sul territorio, che sono chiaramente i comuni di Cepagatti e di Chieti. La pronuncia del TAR ovviamente poiché è incentrata sulla violazione di legge e quindi sul non rispetto di una legge apre anche scenari diversi e probabilmente anche responsabilità sotto altri piani e profili che ovviamente dovranno essere valutati dalle autorità competenti. In altre parole, dovrà essere valutato se questo comportamento di non rispetto delle leggi possa avere o meno avvantaggiato o svantaggiato qualcuno a favore o a favore di altri, e se comunque questo comportamento che ha in ogni caso determinato dei costi di gestione delle attività possano essere fonte di danno contabile e non ricadere ancora una volta a carico dei cittadini che insomma rimandano sempre alle istituzioni per il rispetto della legge. Adesso andiamo a Teramo, dove c'è grande preoccupazione per l'aggravarsi dei danneggiamenti notturni da parte di baby gang che si divertono a devastare il centro storico. L'amministrazione comunale chiede che venga riattivato un vecchio protocollo d'intesa con la prefettura per avere maggiori controlli, mentre i cittadini pensano di organizzarsi in ronde notturne. Il servizio è di Tania Bonnici Castelli. Ci sono zone nel centro cittadino di Teramo che quasi ogni notte vengono prese di mira da baby gang che distruggono e devastano. Il fenomeno si accentua nel fine settimana e negli ultimi tempi si sta aggravando in maniera preoccupante. I luoghi maggiormente colpiti sono Piazza Sant'Anna, i vicoli circostanti a Piazza Orsini, la Villa Comunale e, ultimo in ordine di tempo, il parco giochi di Viale Mazzini, quest'ultimo sfregiato di continuo da ragazzini appena adolescenti. Il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, ha già annunciato l'arrivo di 42 nuove telecamere con il progetto Paride, ma intanto di notte la città è in mano a bande di teppistelli, spesso minorenni. È vero che molto dipenderà dalle forze dell'ordine, ma intanto il comune di Teramo cosa può fare? Ma guarda, oramai siamo arrivati al limite, sono ripetuti gli atti di vandalismo nelle ore notturne, una città senza controllo, dobbiamo sicuramente trovare soluzioni. Intanto questa mattina io insieme all'assessore De Padova e l'ingegner Manetta abbiamo esposto denunce
denuncia ai carabinieri proprio per atti vandalici che sono ripetuti nella sera di sabato. Ma oramai è una quotidianità, quindi una città che diventa nelle ore notturne terra di nessuno e queste piccole gang approfittano di questo. Avete valutato il fatto che sono dei minorenni a fare questi danni? Purtroppo sono convinto anche di questo, perché l'altra sera sono intervenuto a Viale Mazzini, sono fuggiti, ma quando sono venuto ho chiamato il 113 sui giardini di Viale Mazzini, sono ragazzi minorenni. I cittadini del centro storico di Teramo protestano pesantemente, chiedono più controlli anche alle forze dell'ordine e pensano di organizzarsi in ronde notturne. L'amministrazione comunale ricorda che anni fa fu stipulato dalla prefettura un protocollo d'intesa che mirava a maggiori controlli da parte di forze dell'ordine e polizia municipale, chiamato Mille Occhi sulla città. L'idea dell'assessore all'ambiente Valdo Di Bonaventura è quella di rivalorizzare questo progetto. Chiederò un tavolo istituzionale in prefettura, visto che nel 2011 o 2012, non ricordo la data, ci fu un protocollo d'intesa chiamato Mille Occhi sulla città, che proprio prevedeva in sinergia tutte le forze dell'ordine, in sinergia anche con la polizia municipale e con il gruppo dei vigilantes, un controllo nelle ore notturne della città. Probabilmente a questo protocollo dopo non si è dato seguito più di tanto, adesso dobbiamo cercare di riattivarlo e di dargli funzionalità massima e poi si può anche valutare l'opportunità, visto che tanti cittadini ci chiedono di poter diventare controllore della città, di valutare magari con le forze dell'ordine se è possibile istituire questo organo, diciamo, questa opportunità in più di controllo della città. Avvicendamento alla guida dell'Associazione Radicali d'Abruzzo, che nell'assemblea che si è svolta domenica ha eletto Alessio Di Carlo nuovo segretario. I lavori sono stati aperti dall'intervento di Carlo Costantini, che è candidato a sindaco per le elezioni comunali di Pescara del prossimo maggio, che ha ricordato e confermato la sintonia in atto con i radicali abruzzesi sul tema della Grande Pescara. I radicali hanno poi ribadito la necessità di giungere rapidamente alla elezione del garante regionale per i detenuti e auspicato una soluzione positiva dell'avvertenza riguardante Radio Radicale. Proseguiamo andando all'Aquila. La SM ha organizzato uno spettacolo finanziato dal CONAI rivolto ai bambini, in cui si spiega il ciclo dei rifiuti e l'importanza della raccolta differenziata. Daniela Rosone. Bianco, giallo, verde, blu. Prenditi cura del mondo anche tu. È lo spettacolo di sensibilizzazione per bambini e ragazzi voluto dall'SM sulle tematiche dell'ambiente e della raccolta differenziata. Il progetto è ANCI CONAI e fu finanziato anche l'anno scorso, uno dei pochi del centro-sud ad essere finanziato completamente con la compartecipazione dell'azienda municipalizzata. Noi, come sempre, questo è il secondo anno, facciamo questa iniziativa grazie a un finanziamento CONAI che ci dà la possibilità di sensibilizzare l'infanzia, i bambini, i ragazzi. Questo spettacolo nasce con l'organizzazione di Sonia Fiucci e la collaborazione del Teatro dei 99, uno spettacolo tutto rivolto ai bambini, dove gli attori innanzitutto andranno a spiegare che cos'è la raccolta differenziata, che cos'è la plastica, che cos'è il ferro, che cos'è la carta, il cartone, e di modo che sperando che cresceranno generazioni future migliori di quelle, purtroppo, ahimè, dobbiamo dire attuali, che troppo spesso ci vediamo abbandonare rifiuti un po' in tutto il territorio aquilano, ma non è un problema solo dell'Aquila, è un problema nazionale, io direi forse anche mondiale, e quindi noi attraverso questo sistema appunto sensibilizziamo i ragazzi e quindi generazioni future. Peraltro in questi giorni mi sembra che il tema sia molto molto importante a livello anche mondiale. Venerdì lo sciopero sulla problematica ambientale partito dalla Svezia attraverso questa bambina di pochi anni, quindi speriamo che anche dall'Aquila possa partire un messaggio forte per tenere una città più bella, più sana, più pulita e quindi un mondo migliore. Uno spettacolo che non è solo uno spettacolo teatrale, come spiega il direttore artistico del Teatro dei 99 che ha messo in scena il progetto. Una lezione spettacolo in cui gli attori hanno spiegato ai bambini degli elementari queste tematiche e che ha riscosso molto successo tra i più piccoli, che hanno imparato e si sono al tempo stesso divertiti.
È una lezione spettacolo che si innesta su una produzione che noi avevamo già iniziato a mettere in campo per la divulgazione delle buone pratiche della raccolta differenziata e ovviamente l'abbiamo tramutata in lezione spettacolo seguendo le indicazioni tecniche che ci ha fornito la SM. Adesso andiamo in provincia di Chieti, nel territorio frentano 20 docenti da tutta Europa hanno partecipato al progetto Erasmus+. Vediamo. Le bellezze paesaggistiche e artistiche del territorio frentano, dai Trabucchi all'Abbazia di San Giovanni in Venere, la scoperta delle tradizioni e delle peculiarità gastronomiche locali, con la preparazione della pasta fatta in casa tra mille curiosità e gli occhi fissi su mani sapienti. Protagonisti dell'esperienza abruzzese, 20 docenti provenienti da Grecia, Bulgaria, Turchia, Romania, coinvolti nel progetto Erasmus+, cittadinanza attiva e responsabile, coordinato dall'insegnante Antonella Maria Campitelli. Docenti dunque a confronto spalla a spalla nei plessi di scuola primaria e secondaria di primo grado dei comuni di Fossacesia, Santa Maria in Baro e Mozzagrogna, nell'obiettivo di sostenere i ragazzi nell'affrontare una delle più grandi sfide sociali dell'Europa, la diversità. Le scuole partner dunque organizzano e realizzano attività didattiche di tipo trasversale che possano favorire l'esperienza del coinvolgimento diretto nel miglioramento della vita della comunità. Interagire con altre culture aiuta ad ampliare la rete delle relazioni sociali, valorizzare i talenti, acquisire nuove capacità e competenze da spendere per creare una società migliore. Antonella Maria Campitelli. Il nostro punto di forza è quello di creare un ambiente sereno, di dare un esempio. Noi è un gruppo di insegnanti, questa volta il gruppo Erasmus è fatto soltanto da insegnanti perché noi siamo gli esempi dei nostri studenti, quindi speriamo veramente di dare questo buon esempio e di fare il più possibile per avere dei cittadini migliori, attivi per un'Europa migliore. Durante la settimana i docenti stranieri hanno osservato le buone pratiche di didattica inclusiva sia nelle classi sia in collaborazione con enti esterni come l'ANFAS di Lanciano. Gli alunni sono stati coinvolti nell'elaborazione delle regole della convivenza, l'accoglienza e il rispetto degli altri. 100.000 di questi progetti. E siamo così arrivati, come ogni lunedì, a un'ampia pagina dedicata allo sport. Partiamo dal Pescara e dunque dalla Serie B. Nessuna conseguenza al momento per il Pescara per quanto riguarda le quote pignorate. Queste le parole del presidente Sebastiani, mentre il Delfino tornerà ad allenarsi per la sosta del prossimo weekend e quindi avrà più di 10 giorni per recuperare gli infortunati e preparare la trasferta di Lecce. Come detto, negli ultimi giorni è tornata in auge la querela societaria e dunque ascoltiamo il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani. Presidente Sebastiani, ci può fare chiarezza sulla questione, sulle ultime voci che parlano del pignoramento delle quote CIMAV della Delfino Pescara? Ma io sinceramente, come ho detto a qualche vostro collega, siccome sono 10 giorni e sono impegnato per lavoro e non sono stato in ufficio, non so onestamente che cosa sia arrivato e se è arrivato qualcosa, però la cosa che tengo a dire, perché ho ricevuto tante telefonate da tanti vostri colleghi, è che anche nel caso in cui uno dei soci dovesse avere un problema di questo tipo, la Pescara Calcio non rischia nulla perché non c'entra assolutamente nulla. Non ci sarà quindi nessun tipo di ricaduta sul Pescara? Assolutamente no, la ricapitalizzazione segue il suo percorso. Sono stati già sottoscritti, cioè sono arrivate già le adesioni dei soci alla sottoscrizione e entro il 20 bisognerà versare anche il 25% di questa sottoscrizione e poi il Consiglio di Amministrazione delibererà la data per il versamento totale. Chi lo farà entro il 20 sarà un socio che avrà ricapitalizzato, chi non lo farà o lo farà in parte sarà per la parte che avrà deciso di fare, però questo non toglie nulla e non comporta nulla al problema di penalizzazione. Le penalizzazioni si prendono solo se non paghi, il Pescara la scadenza l'ha già onorata qualche settimana fa. Sul fronte campionato, secondo lei sui risultati delle ultime partite pesa un po' la stanchezza di questa squadra, pesano un po'
po' le assenze? Ma è un campionato dove abbiamo fatto diverse partite infrasettimanali, quello sì, però è anche vero che l'hanno fatte tutti, quindi non è che possiamo guardare pesa o non pesa. Secondo me ci può essere un momento di difficoltà, qualche partita che va a vuoto, però il Pescara sta facendo un grande campionato, perché essere lì a 45 punti in questo momento, praticamente a 4 punti dal secondo posto, credo che sia un campionato importante. Adesso andiamo in Serie C, il Teramo stecca un'altra partita che poteva avvicinare l'obiettivo salvezza. Dopo il blitz di Bergamo, i biancorossi approcciano molto male allo scontro diretto del Bonolis contro la Virtus Verona e incassano 2 gol nei primi 20 minuti. Reazione blanda nella ripresa che porta solo al rigore di Infantino a una manciata di minuti dalla fine, ma non basta e finisce 1-2. Ora la zona play-out dista appena 2 punti. Vediamo il servizio di Ania Cantagalli. Ennesimo KO in casa per il Teramo con la Virtus Verona, che passa 2-1 al Bonolis al termine di una gara davvero opaca da parte dei biancorossi. Teramo in campo con qualche sorpresa rispetto alla formazione attesa. C'è infatti Sparacello al posto di Zecca per far coppia con Infantini davanti, con Spighi che invece vince il ballottaggio con Persia e parte titolare a centrocampo. Tra i pali, dopo l'infortunio di Gomis, torna dal primo minuto Lewandowski. Nella Virtus Verona invece, reduce da 4 risultati utili consecutivi, c'è Ferrara a far coppia con Danti in attacco, supportati da Gerbach. È un primo tempo da film horror per il Teramo, che non mette nulla sul campo del Bonolis per cercare di iniziare bene la partita. La formazione di Maurizi prova a lavorare soprattutto dalle parti di Ventola, ma con scarsi risultati, mentre la Virtus Verona colpisce subito al 12esimo, quando Onescu vede il taglio di Casarotto che beffa la difesa biancorossa immobile e porta avanti i rossoblù. Lo svantaggio non desta il Teramo, che incassa anche il raddoppio. Manfrin fa le prove generali al 18esimo con una conclusione che termina di poco alta. Un minuto più tardi, da una punizione calciata da molto lontano dallo stesso Manfrin, Lewandowski ha una reazione troppo tardiva ed il pallone si insacca per il 2-0 della Vecomp. I biancorossi sembrano fantasmi che fluttuano sul terreno di gioco e che ringraziano al 43esimo la scarsa mira di Danti servito da Ferrara. Il Teramo dà segni di vita ad inizio ripresa. Proietti ci prova subito, non inquadrando però lo specchio della porta. Lo stesso fa Zecca 3 minuti più tardi, mandando fuori col mancino. Maurizi lancia poi in campo Persia e Sparacello per Fiordaliso e Zecca, passando al 4-2-4. I cambiamenti però non sortiscono gli effetti sperati dal punto di vista delle occasioni create. Bisogna infatti attendere il 28esimo per vedere il Teramo segnare con Infantino, che raccoglie un calcio di punizione calciato da Ventola e parato da Giacomel. Ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco dell'attaccante biancorosso ed il gol viene annullato tra moltissimi dubbi. La gara poi si riapre nel finale. Sirignano tocca con una mano un pallone calciato da Barbuti per il direttore di gara a calcio di rigore, che Infantino realizza, riaprendo la contesa però soltanto a livello teorico. Di occasioni vere e proprie infatti il Teramo non riesce a crearle, con Caidi che ha forse l'opportunità migliore nel finale, non trovando però sul secondo palo il pallone in precedenza intercettato da Barbuti. Per il Teramo il secondo KO consecutivo al Bonolis, con i biancorossi che domenica prossima saranno di scena in trasferta contro la Gian Erminio, primo impegno di 2 consecutivi lontano dalle mura amiche. Non ci sarà Persia, diffidato e ammonito. Adesso andiamo in Serie D, iniziamo la carrellata delle partite che si sono giocate ieri, partendo dall'unico derby della 30esima giornata del girone di ritorno, dove non si fanno male Pineto e Notaresco. La gara del Mariani Pavone finisce 0-0 ed entrambe le squadre mantengono il piazzamento playoff. Pesa però per la squadra di Cudini l'espulsione del bomber Minella, che salterà lo scontro diretto con la San Giustese di domenica prossima. Sentiamo Roberta Di Sante. Termina senza vincitori né vinti al Mariani Pavone il derby tutto teramano tra Pineto e Notaresco, davanti ad una bella cornice di pubblico. Risultato ad occhiali al termine di una gara che non regala grandissime emozioni e che permette ai rossoblù di Cudini, rimasti anche in 10 nel corso della ripresa, di consolidare il terzo posto, mentre i biancazzurri di Amaulo inanellano il 7° risultato utile consecutivo, restando in lizza per i playoff. Moduli a specchio per i due tecnici, che scelgono entrambi il 4-3-3, Amaulo con Pomante
squalificato, sceglie Orlando Pepe coppia centrale in difesa, Marianeschi detta i tempi il centrocampo, in avanti Cruz e riferimento centrale con Tomassini e Massa ad agire sulle fasce. In panchina si rivedono dopo i rispettivi infortuni Stefano Amadio e Marco Ciarcelluti, pronti ad entrare in corso d'opera. Cudini senza gli squalificati Dalmazzi e Fabriani si affida a Salvatori e Colonna coppia centrale, inserisce Marcelli davanti alla difesa, mentre in avanti Moretti è supportato da Minella e dalla classe 2000 Cancelli. Primo tempo appannaggio dei locali che tengono meglio il campo, il notaresco più accorto si affida alle ripartenze. Primavera emozione al 25esimo, bella triangolazione Marianeschi-Tomassini con l'attaccante che si invola verso la porta. Salvatori intuisce e va in chiusura, poi la sfera arriva a Esposito per la conclusione ribattuta dalla difesa. Il Pineto chiude il notaresco nella propria metà campo, doppia occasione per Cruz in 4 minuti al 31esimo, il brasiliano da posizione defilata spedisce al lato. Al 34esimo invece il colpo di testa ravvicinato è preda di Monti che chiude bene sul primo palo. Un minuto più tardi ci prova anche Marianeschi ma la conclusione è centrale. Nei minuti finali del primo tempo si vede il notaresco che prova a prendere le misure, ad affacciarsi dalle parti di Amadio. Al 39esimo Minella dalla destra chiama all'intervento l'estremo biancazzurro. Diverso poi l'approccio del rossoblù al rientro dagli spogliatoi, neppure un giro di lancette e Candellori impegna Amadio costretto ad alzare oltre la traversa. Passa un minuto e Cancelli dal limite costringe l'esperto portiere biancazzurro ad allungarsi e deviare con la punta delle dita. Avvio bruciante del notaresco nella ripresa che al terzo va alla conclusione anche con l'ex Sieno, ma Amadio respinge con i pugni. Al 20esimo l'episodio che cambia gli equilibri del match, un ingenuo Minella già ammonito nel corso della prima frazione non rispetta la distanza su un innocuo calcio di punizione e rimedia il secondo giallo di giornata lasciando i suoi in 10. Il notaresco rischia in un paio di occasioni. Al 23esimo sulla punizione di Marianeschi Orlando è in agguato ma Monti non si fa sorprendere. Al 26esimo occasionissima per il neo entrato Festa che gira in area ma non riesce ad angolare favorendo l'intervento dell'estremo notareschino. Ultimo sussulto del match al 39esimo, ripartenza del Pineto con Monti che esce dai pali, provvidenziale è l'intervento in chiusura di Salvatori che anticipa Tomassini a porta sguarnita. Non accadrà più nulla fino al triplice fischio che decreta 1-0-0 che lascia un po' di rammarico al Pineto per non essere riuscito a sfruttare meglio la superiorità numerica nella ripresa. Un buon punto per il notaresco che non prende gol da 3 partite e conferma la terza piazza nel prossimo turno. Ancora 2 sfide importanti, i rossoblù dovranno vedersela contro la San Giustese, il Pineto invece sarà impegnato al Manuzzi contro la capolista Cesena. Senza gol anche il match del Vallanzuca, il Francavilla costringe la vice capolista Matelica al pareggio e interrompe la serie di 9 vittorie consecutive dei marchigiani. I giallorossi di Paolo Rachini restano a un punto dal 5º posto. Paolo Renzetti. Giusta divisione della posta senza reti tra Francavilla e Matelica che si sono affrontate a viso aperto in 90 minuti combattuti e che hanno visto di fronte 2 formazioni che ci hanno provato fino al 90esimo in una gara che non ha sicuramente annoiato il pubblico presente sugli spalti. Senza Samuel Di Renzo squalificato e con Bedini in panchina, il tecnico Paolo Rachini schiera la sua squadra con il 4-2-3-1. I marchigiani di Luca Tiozzo, reduci da 8 vittorie di fila, si presentano con un tradizionale 4-4-2. Sole e temperatura primaverile al Vallanzuca dove si gioca di fronte a 500 spettatori. Prima emozione all'ottavo con il cross di Visconti ed il colpo di testa alto di Florian. Gara equilibrata sin dalle prime battute con le 2 formazioni che mostrano di temersi. Al 24esimo gli ospiti sono ancora più pericolosi rispetto alla precedente azione ma sulla conclusione al volo di Losicco Natale dice no rifugiandosi in calcio d'angolo. Al 28esimo c'è una punizione dai 20 metri di Palumbo per il Francavilla che fa gridare al gol i tifosi giallorossi con la palla che sfiora di pochissimo l'incrocio. La squadra di Paolo Rachini fa molto pressing sul Matelica che si rivede al 37esimo con Angelilli che in area si gira e conclude al lato. Ancora Matelica al 39esimo con Losicco che su punizione chiama Natale alla parata centrale. Losicco sempre protagonista su calcio da fermo anche al 42esimo con la sfera calciata al lato. Nella ripresa Francavilla in campo con Alessandro Di Renzo al posto di Caffiero infortunato. Al 2º lampo abruzzese con Palumbo che al volo in area manca il bersaglio grosso. Sul capovolgimento di fronte palla Margarita che mira all'angolo
all'angolino con il portiere del Francavilla che dice no. La gara resta aperta con la formazione marchigiana che si rivede pericolosamente al 23esimo con Margarita che in area francavillese calcia sull'esterno della rete. Ancora Matedica e ancora Margarita un minuto dopo con Vittorio Natale che salva la porta giallorossa. Alla mezz'ora opportunità ghiotta per il Francavilla che capita sui piedi di Andrea Mancini che dai 25 metri va a sfiorare il montante della porta di Avella. Al 33esimo la formazione abruzzese chiede un rigore quando forse Benedetti tocca con la mano sul tiro di Dos Santos con Cavaliere Di Paola che assegna però solo il corner. Al 40esimo Bittai cade in area locale dopo un contatto con Gallo e con il direttore di gara calabrese che lascia proseguire con ampi gesti. Si arriva così nel finale con i marchigiani un po' a corto di fiato e con la squadra di Paolo Racchini tutta protesa in avanti alla ricerca dell'isperato vantaggio che però non arriva con uno 0-0 che non è certo da buttare per la formazione giallorossa contro la seconda della classe. Inizia male la gestione tecnica di Aldo Papagni, la Vastese cede malamente a Campobasso per 3-0, il risultato poteva assumere connotati anche più pesanti, la zona play-out ora dista un solo punto e all'orizzonte c'è un'altra trasferta contro il Monte Giorgio. Sentiamo il servizio del collega di Telemolise Gianni Bruno. Il Campobasso liquida la Vastese senza troppi problemi, 3-0 il finale e dà una risposta di forza rispetto alla recente crisi di risultati e alla penalità di meno 1 inflitta venerdì scorso. Di fronte a un avversario affidato a Papagni che dura 20 minuti salvo poi sparire dal terreno di gioco. Si gioca di fronte a circa 450 spettatori in una giornata primaverile. La nota stonata di casa, il quarto calcio di rigore fallito su 7 assegnati al Campobasso, stavolta è toccato a Cogliati. Succede poco nella parte iniziale, al 17esimo è Fiore a liberare la corsa verso la porta di Palumbo che da defilato conclude fuori. Ancora gli abruzzesi al 22esimo con De Meio che decide di fare tutto da solo, compreso un tiro che termina di poco alto sulla traversa. Campobasso avanti alla primavera sortita offensiva, al 25esimo tutto nasce da una punizione calciata da Giacobbe che si infrange contro la barriera. Il tiro di Lobello diventa un comodo assist girato in rete dall'italo-albanese Islamai che realizza una bella marcatura, quella che sblocca lo 0-0 di Selvapiana. Nel giro di soli 10 minuti la squadra di Bagatti è brava ad annichilire la Vastese. 35esimo bis servito con Giacobbe che da 16 metri riesce a freddare Patania che rimane di sale. Giacobbe torna al gol dopo più di un mese di astinenza, non segnava infatti dal derby contro l'Isernia. La Vastese cerca di reagire rispetto al doppio colpo incassato. Al 39esimo è Fiore a scoccare un tiro che secondo l'arbitro Magri intercetta di braccio al limite dell'area. Il difensore di casa protesta platealmente facendo notare dove la palla gli è effettivamente sbattuta. La punizione viene calciata da Fiore e forse sporcata da un gomito troppo alto di Cogliati in barriera, ma si può giocare per il direttore di gara. Il primo tempo si chiude con il rossoblù meritatamente avanti per 2-0 grazie ad un'ottima prestazione di fronte a una Vastese che a Selvapiana ha dimostrato tutti i suoi limiti anche realizzativi. Con le immagini nella ripresa al primo Bagatti fa entrare Antonelli al posto di Islamai che si fa male in area di rigore dopo uno scontro di gioco. Al settimo da calcio d'angolo di Danucci in area c'è una spinta troppo affettuosa di Russo ai danni di Magri per la signora bolognese Pirriatore. Calcio di rigore dal dischetto Cogliati, prima si lascia ipnotizzare da Patania, sulla respinta poi è Di Giacomo ad anticipare in corner sempre Cogliati. Papagni dà al via la girandola dei cambi, fuori Russo e Palumbo, dentro Iarocci e Cicerello, tutto questo dal 13esimo. Al 20esimo Cogliati vuole rifarsi, conclusione forte ma centrale, respinge il portiere ospite, poi carambola di Del Duca proprio su Cogliati per Pirriatore, si può proseguire, si leva qualche protesta da parte della punta di Bagatti. Il tecnico di casa fa entrare dal 25esimo Musetti al posto di Alessandro, dall'altra parte fuori Fiore, dentro Stivaletta. Gli abruzzesi non riescono a dare pensieri a Sposito, mentre i rossoblù trovano il tris al 31esimo. Da corner stacca Marchetti che realizza, palla alle spalle di Patania, mentre protestano gli ospiti che chiedono una spinta dell'autore del gol ai danni di Del Duca al dato di colpire la sfera. Il Campobasso archivia la gara e il tecnico ne approfitta anche per far entrare Ranelli e Leto in luogo rispettivamente di Danucci e Giacobbe.
Lavastese prova a dare segnali di vita al 35esimo tiro a giro di Capellupo respinto da Sposito. La palla giunge a Palestini che conclude sulla traiettoria Cesciba che sfiora, il portiere di casa respinge e in seconda battuta è poi bravo a neutralizzare sempre un tentativo di Sciba. Cogliati prova a mettere una pezza rispetto al penalty sbagliato, 42esimo diagonale che incoccia il palo, sfortunato qui l'attaccante di casa. Segnalati 4 minuti di recupero, al primo dei quali ci prova l'ex di turno del Duca, ma Sposito fa buona guardia, finisce con la festa fra pubblico e squadra e con l'auspicio che il Campobasso da qui alle prossime 7 settimane possa rendersi protagonista di un ottimo finale di stagione. Pesante KO per l'Avezzano nello scontro diretto di Forlì. I marsicani si illudono per il gol in apertura di Samb, ma poi incassano 3 reti. In meno di mezz'ora non riescono a completare la rimonta. Troppi gli errori difensivi dei biancoverdi al cospetto di un Forlì che non vinceva da 2 mesi. Andrea Costantini. Lotta fino all'ultimo minuto, ma alza bandiera bianca all'Avezzano che esce sconfitto 3-2 dallo scontro diretto del Morgagni. Torna alla vittoria il Forlì a distanza di 2 mesi esatti, l'ultimo successo a metà gennaio sul campo del Pineto. Una partita che sta di occasione sciupata per i marsicani, trovatisi in vantaggio in apertura ma incapaci di costruire sul gol di Samb il resto della partita. Alla fine a fare la differenza è stata la voglia di un Forlì che era quasi all'ultima spiaggia. Colavito rispetto alla gara vinta col Sant'Arcangelo conferma Grazioso e lancia dal primo minuto di Renzo e Samb per Dosa e Bruni. Campedelli invece lascia in panchina Ambrosini e Del Sante. Come detto, pronti via e l'Avezzano va in vantaggio. Secondo minuto, Possenti, schierato nella difesa 3 forlivese, si fa sorprendere da Fallu Samb che prende poi d'infilata Brunetti e insacca il pallone dello 0-1. Terza rete in campionato per l'attaccante senegalese. Purtroppo per i biancoverdi la reazione dei padroni di casa non si fa attendere. Dopo un paio di tentativi di Benedetto al 14esimo il Forlì pareggia. Proprio Possenti lancia un Di Benedetto attivissimo sulla corsia di destra. Cross perfetto per l'incornata vincente di Graziani, 1-1 con un centro di testa di uno dei più piccoli in campo. Il centravanti biancorosso peraltro è scatenato e già dopo 2 minuti va vicino al raddoppio, ma la palla finisce di poco sopra la traversa. Avezzano in sofferenza contro un Forlì che continua a spingere e che a metà tempo trova il gol del sorpasso. Al 23esimo su angolo battuto da Mazzotti, Cortesi salta più in alto di tutti e batte Sinato. Forlì 2, Avezzano 1. È il momento decisivo del match perché i marsicani continuano a sbandare e concedono in maniera inopinata il terzo gol alla squadra di Campedelli. Una rimessa laterale all'apparenza innocua arriva in realtà dalle parti di Graziani che sfrutta il regalo della difesa bianco-verde e con una rovesciata dalla corta distanza brucia Sinato. Solo un infortunio, un risentimento muscolare, pone fine alla gran prima parte di gara di Graziani che al 33esimo viene avvicendato da Ambrosini. L'Avezzano rientra negli spogliatoi frastornato, ma ha ancora la forza di colpire a freddo gli avversari a inizio di frazione. Leo Grazioso al terzo minuto mette in mostra le sue qualità balistiche e dai 25 metri sorprende Mordenti e riapre la partita 3-2. Un minuto dopo Ambrosini conclude da posizione defilata, Sinato c'è. L'Avezzano ci prova di nuovo dalla lunga distanza, sempre con Grazioso che tenta di nuovo con il suo sinistro, ma non inquadra il bersaglio grosso al 12esimo. Al quarto d'ora è il turno di De Rocis, ma nulla da fare. Colavito cerca forze fresche per entrare meglio tra le maglie del Forlì, dentro Dosa, Bruni e Conti per Di Renzo, Samba e De Rocis, ma l'Avezzano fa fatica ad avvicinarsi dalle parti di Mordenti. Anzi è Sinato ad evitare il poker forlivese, in particolare alla mezz'ora sul tiro di Cascione. Inutile il forcing finale, l'Avezzano non riesce a rimontare e soccombe. Da domenica la corsa salvezza riprenderà quando al De Marsi arriverà una Jesina quasi salva, ma non per questo avversario comodo. Gara da non fallire. Brutta prova del Giulianova a Iesi, dopo un primo tempo appena sufficiente nella ripresa i giallorossi badano solo a non prenderle e vengono beffati nel finale dal gol segnato dall'opportunismo di Cruz, un gol che sa di salvezza per la Jesina che andiamo a vedere nel servizio. La Jesina conquista una vittoria importantissima ai fini della corsa salvezza e lo fa con un gol negli ultimi minuti di Cruz che legittima una ripresa sopra le righe. Il Giulianova deve fare mea culpa per non aver portato a casa un risultato positivo, ampiamente la portata. Dopo la prima fase di studio sono i padroni di casa a vedersi al 10° con Iabre con un tiro dal limite che finisce fuori. Al 12esimo del grosso passa per Torelli che in diagonale mette alto. Al 14esimo conclusione di Ricci per la Jesina da posizione centrale. Pagliarini blocca
Bianca in due tempi. Al 28esimo conclusione di Paolo con Anconetani che respinge di pugno. Al 36esimo Villanova entra in area dalla destra, cross in mezzo verso Fracassini che conclude, Pagliarini compie un grande intervento, poi l'arbitro fischia un fallo sul portiere. Al 41esimo Ricci apre verso il secondo palo, del grosso difetta nel disimpegno e la conclusione di Nonni viene parata da Pagliarini a terra. Al 43esimo posizione di Napolano, cross in mezzo, respinta la palla dalla difesa, parte in contropiede Cameruccio che si fa a metà campo, entrato in area viene però stoppato dalla difesa giugliese, poi cade a terra e viene ammonito per simulazione. Nella ripresa al 12esimo lancio di Cameruccio verso Cameruccio che supera in velocità i difensori e arriva davanti a Pagliarini che gli dice no, sbarrandogli la strada. Al 15esimo è entrato Barbetta, salta due uomini in dribbling ma il tiro è sballato. Al 18esimo ancora Cameruccio con questa palla al limite e tira a giro col pallone che finisce di poco alto. Al 21esimo è ancora Barbetta con Pagliarini che para in due tempi. Al 37esimo grande conclusione di Cruz che finisce vicinissimo al palo lungo. Un minuto dopo punizione a tre quarti di Villanova con Pagliarini che para in due tempi. Al 40esimo si vede il Giulianova con la conclusione di Torelli centrale. Al 42esimo l'episodio che decide il match. Pagliarini difetta nel tiro, arriva Cruz che intercetta il pallone e mette la palla sotto la traversa e apoteosi Jesina che finisce sotto la curva dei tifosi in tripudio, mentre il Giulianova deve rammaricarsi per un secondo tempo giocato sotto ritmo. Termina qui l'edizione delle 14 del TG6, io vi ringrazio per averci seguito anche questo pomeriggio, vi ricordo l'appuntamento con il TG6 alle ore 19 e vi ricordo anche questa sera l'appuntamento con Replay alle 21 per parlare chiaramente del Pescara. Grazie ancora e buona giornata.